Benvenuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, dalla Via Crucis Monumentale del Messina. 1913. Padre Pio in questo anno si trovava a Pietrelcina, lo sappiamo, una misteriosa malattia lo costringeva a stare a casa. Questo giovane frate sacerdote da qualche anno che il giorno prima, quindi oggi vi parliamo dell'8 aprile, ma il 7 aprile del 1913 ebbe una grande visione, una visione strana, una visione forte. Era venerdì, gli si presentò Gesù tutto malconcio e gli mostrò una visione dove c'erano tutta una serie di sacerdoti e il volto di Gesù era quasi inorridito, come se fosse stanco di guardarli. Ritirò lo sguardo, poi lo rialzò verso Padre Pio che gli era accanto e urlò contro con disgusto: "Macellai, macellai!" E poi, rivolto a Padre Pio, gli disse: "Figlio mio, non credere che la mia agonia sia stata di tre ore, no, ma io sarò per cagione di queste anime da me più beneficate in agonia fino alla fine del mondo", scriveva Padre Pio raccontando di questa visione di Gesù. E poi gli dice, ecco, Gesù, di raccontare tutto quello che lui aveva visto in questa visione al suo padre lettore, che doveva comunicarlo al padre provinciale. Così fa Padre Pio. Padre Pio scrive subito l'8 aprile del 1913 al ministro provinciale e scrive: "Ieri mattina inviai una lettera al padre lettore, cioè a padre Agostino, con la preghiera di mostrarla anche a voi, alla quale io non aggiungo altro se non l'assicurazione che continuamente supplico il dolcissimo Gesù a ciò che vi faccia fare sempre il suo volere e vi dia tutto di cui avete bisogno per il riordinamento della nostra amata provincia. Vigilate, padre mio, non vi arrestate di fronte alle difficoltà che il vostro zelo incontrerà certamente. Gesù vi aiuterà, poiché le lacrime che egli continuamente versa sul lagrimevole stato attuale della provincia non sono ancora lacrime di abbandono, ma sebbene sono lacrime di commiserazione, di misericordia, ma le quali otterranno sempre il loro fine, sempre che vi sarà cooperazione umana", gli scrive Padre Pio al suo ministro provinciale. E poi ancora, su una situazione quasi quotidiana di quello che accadeva, i cosacci, ecco, il diavolo, quei cosacci non cessano mai di percuotermi e di sbalzarmi alle volte anche dal letto, giungendo fino a togliermi la camicia e percuotermi in tale stato, ma oramai non mi fanno quasi più timore. Gesù è sempre amoroso verso di me, giungendo fino alle volte ad alzarmi da terra e adagiarmi sul letto.